Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi ritorna una di quelle bevande che non solo merita di essere confrontata, ma anche recensita. Monster Java Triple Shot, versione French Vanilla. Questa qui veramente potentissima. A livello di caffeina proprio super concentrata. Dovete sapere, ormai l'avete capito di sicuro, che io colleziono qualsiasi cosa si possa definire diversa da un'origine o da un riferimento. E quindi possiedo tantissime lattine che sono uguali, ma cambia praticamente qualcosa. Però questa qui, no, ragazzi, per quante volte abbiamo provato la Monster Java Triple Shot French Vanilla, questa qui, ragazzi, ha delle differenze di design non da poco. E quella ultima uscita nella sua versione praticamente rinnovata. Perciò, ragazzi, se siete curiosi di scoprire le differenze tra queste bevande, tutte quante particolari, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. È importante. Non una, non due, ma ben tre lattine di Monster Java French Vanilla. Di primo acchito sembrano essere tutte uguali, a parte quella al centro, ragazzi, che cambia molto di design. La lattina al centro, infatti, è la versione nuova della French Vanilla, è rinnovata nel design praticamente definitivo. Se la guardiamo con attenzione possiamo scorgere già il primo particolare, ovvero il logo. A differenza delle sorelline minori, questa Java Triple Shot possiede un logo rinnovato che richiama quello delle Java più recenti e quindi lo va un po' a reillustrare nel complesso. Guardate in basso, ragazzi, perfino quello che è il riquadro che contiene la scritta Triple Shot è stato revisionato, praticamente è stato espanso, è stato riadattato ed è sempre di colore azzurro, però è più grande. Ragazzi, perfino il collo cambia, infatti se guardiamo la lattina al centro possiede un rim totalmente di colore azzurro, suddiviso da quello che è il fondo da un lieve bordo dorato. Pertanto, a differenza delle altre due che hanno semplicemente un riquadro azzurro, questa qua è stata arricchita in questo modo e secondo me è veramente stupenda. Finalmente l'ho trovata, quindi la lattina che tanto desideravo, la nuova versione della Java French Vanilla Triple Shot. Se la consideriamo nel complesso, sì, ha i classici motivi sia a destra che a sinistra, lattina da 443 ml. Non raccomandata ai minori di 18 anni, classica tabella dei valori nutrizionali e poi abbiamo praticamente quello che è il quadro della descrizione, questa volta, come ben sappiamo, circoscritto da tabelle. La lattina in questione ha come SKU 1021N, prodotta appunto nel 2021 e ha come produttore Voli. Complessivamente sul retro le lattine sono tutte quante uguali. Tra l'una e l'altra intercorre praticamente un anno di differenza, però quella al centro traspare nel fatto che ha il rim totalmente blu che si va a protrarre praticamente su tutta la parte alta della lattina, quindi lo vediamo anche sul retro. E lo stesso vale per la parte bassa, infatti se guardiamo con attenzione quello che è il riquadro azzurro praticamente va a espandersi su tutto quanto il fondo. Siamo pronti, ragazzi! French Vanilla, Java Triple Shot, non vedevo l'ora! Ok, perfetto, veramente strepitoso, finalmente ritorna anche lei. Trio al completo, finalmente ho tutte le versioni della Java Triple Shot, quella del 2019, quella del 2020 e quella del 2021. Prontissimi come sempre, ragazzi. Ogni occasione, ragazzi, è buona per recensire delle bevande che io adoro, specialmente le Java, che sono la mia categoria preferita e la prediligo dinanzi a tutti. Molti penseranno che io stia dicendo un'eresia, perché tantissime persone odiano le Java e non le sopportano.
Però ragazzi, non c'è nulla da fare, a me piacciono troppo. Lo sappiamo, queste bevande sono ideali per fare colazione, però non è questo il punto. È che nel concreto, no, tutte le volte cambiano qualcosa nelle Monster. E quindi si è sempre spronati, no, anche per una questione di completezza, di perfezione, a volerle praticamente tutte. È ciò che mi spinge a collezionare ogni minimo particolare, il fatto di precludere, di circoscrivere una perfezione per quanto riguarda magari quello che è l'anno di produzione di queste bevande, quindi avere tutta la serie, tutto un lustro, ma anche solamente un triennio. Cioè ragazzi, è veramente stupendo, ne producono tante, di ogni tipo. Ed è il caso di questa Java Triple Shot French Vanilla, cioè molto molto bella. Mi piace perché ovviamente cambia il design e quindi ha il suo fascino. Però ragazzi, è veramente strepitosa. Detto questo, che dire, abbiamo avuto modo di scorgere le differenze veramente abnormi che ci sono tra la versione della Java French Vanilla del 2021 rispetto alle versioni antecedenti. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace questa bevanda. Io sinceramente la adoro. Ditemi anche quale avete in collezione fra le tre, se una, due o tutte quante, sono curioso. Detto questo, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!